Mi dite cos'è che vi è piaciuto nel leggere la storia di Antonio e dei vostri personaggi? Personalmente, tutto, nel senso che trovo interessante l'argomento, ma soprattutto trovo interessante come l'argomento sia stato trattato, quindi comunque non c'è compassione, non c'è patetismo, non c'è drammaticità. Trovo interessante come Chiara ha portato in scena, ha recitato questo personaggio che chiaramente è ispirato alla sua vita, ma che poi comunque è stato articolato, perché non è un cliché, ecco. Trovo tutto molto realistico, ma in questo senso, cioè che non ci sono cliché, nessuno sta recitando qualcosa di già visto. Forse io banalmente sono una persona, diciamo, un pochino più nel solco di quello che è l'immaginario di una donna che ha appena partorito, baby blues, queste cose qui. Però questo lo trovo l'elemento più interessante, cioè che Antonia non è un cliché. Io ero un personaggio ideale, diciamo, cioè sarei voluto essere così nella vita, ma non lo sono stato, quindi mi ha colpito quello, diciamo. Poi ci abbiamo lavorato anche insieme a costruire un personaggio lontano chilometri da me nella vita, ma veramente banalizzo, però è un personaggio a servizio della protagonista. Questo è un lavoro in cui tutti noi abbiamo aiutato il punto di vista della protagonista. Però ognuno credo di poter parlare per tutti in un personaggio molto divertente, anche poco banale. Il suo è un personaggio, puoi andare, parlo io. È un personaggio molto complesso, anche, cioè, non se ne sono visti tanti. Questa coppia pure tu pensi che l'hai vista, la coppia che scoppia perché hanno un neonato, potete andare. E invece no. Cioè, anche qui c'è qualcosa di più. Insomma, mi sembra che la scrittura e il concepimento dei personaggi sia stata a 360 gradi molto interessante. Confermi? Tutto preparato questo, Sì. C'è una grande sincerità, secondo me, in come vengono raccontate. Anche la vostra coppia non è uno stereotipo assolutamente. Stessa cosa è questa grande passione per lo sciamanesimo, le cacce sciamaniche. Ditemi la verità, l'avete provate? Vi ha convinto? Tu hai deciso di entrare a far parte, chiaramente? Io no, sinceramente no, non ho mai provato lo sciamanesimo, ma visto come vanno le cose non lo escludo in futuro. Però no, vabbè, boh, a me la cosa che è piaciuta molto di Michele è che comunque fa ridere senza avere la consapevolezza di far ridere in quanto, cioè, non sa dove metterlo, non sa dove mettersi, nella sua naivete risulta sempre comico e buffo. Questa è la cosa che mi piaceva, e questa cosa poi la legittima molto Antonia, che invece è molto concreta, nonostante è incasinata allo stesso tempo, quindi questa cosa mi fa ridere. Sì, c'è anche un cercare continuamente un luogo, cercare continuamente un. Ci cioè, sono queste scene, secondo me, bellissime dove lei appunto viaggia in questa Roma molto calda in autobus, dove ci rivedo molto, no, da attori anche nella ricerca continua di un luogo, di basi dove poter costruire qualcosa, è sempre molto difficile, quindi la cosa che mi ha colpito di più, rispondendo un po' a entrambe le domande, è proprio questa crisi generazionale che con ironia viene raccontata. Tutti i personaggi, tra l'altro, hanno più o meno la stessa età, tranne uno, no? Tutti tranne uno hanno la stessa età, Sì, stessi problemi. tutti tranne uno, sì. Chissà perché Tranne guardano te. te, Beh, diciamo che questa surrealtà si percepisce e non è, anche questa è reale, perché io personalmente vivo cose surreali tutti i giorni Questa è una di quelle. questo è tutti noi. E il fatto che Antonia, come dire, senza problemi lo denunci o lo viva o lo faccia vedere, questo è un in più che questa serie ha. Grazie, Grazie a grazie te, un mille, abbraccio veramente fortissimo. grazie.